Bomba Mauri, bomba a tutto lo staff. Io ho un problema, soffro di eiaculazione precoce. Bomba ragazzi, benvenuti in un nuovo Good Code, Bad Code, ma sarà molto speciale perché come vedete ho ospiti con me EDF e loro sono degli esperti del lancio della monetina, no? Sì, vabbè. Sì, sì. Quindi oggi saranno il mio diavolo e il mio angelo. Vedete cosa faccio? Oh, che coglione tu prendi? Invece lui è Satana. Io lancerò la moneta, se uscirà rosso sarà Davide a suggerirmi. Yes. Ok, il diavolo è inglese. Se uscirà blu sarà Fred a suggerirmi la risposta. Certo. Il primo audio è di Emanuele. Ciao Mauri, Merluzzo, tonno, scherzavo. Comunque, ma io, secondo te, avrò una possibilità nel mondo del cinema? Parte molto male. Effettivamente. Oh. Ah, un inizio angelico. Iniziamo. Non so come, ma dobbiamo rispondergli bene. La filosofia del vecchio saggio è: se lo vuoi, lo puoi. Se lo vorrai, tu lo sarai. Una di noi. Sentiamone un altro. Questo è Mattia. Mattia. Buonissimo, sono Mattia e ho 21 anni. E ho un grave problema. Ma è Pippo. Ovvero il fatto che appena comincio a pensare ad avere un rapporto sessuale con una donna, a meno che io non raggiunga il mio obiettivo, non riesco a smettere di pensare. Anche se la cosa continua per giorni e giorni, e devo svuotarmi le palle, se no non riesco a non pensarci. Che c***o posso fare? Secondo me devi svuotarti anche il naso. Oh, tutto angelico. Io mi sto arrabbiando. Se ho in mente una ragazza, sì, finché non riesco a giacere con lei, devo giacere con la mia mano. Ah, ah. Infatti non si chiama Mattia, si chiama Thomas. Si chiama Thomas Turbato. Ok. Da buon angelo posso dire che bisogna sempre aspettare il matrimonio. Ecco. Ma che il vero piacere sta nel desiderio. E mamma mia, abbi fede. Aspetta, abbi fede. Ma non Federica. Questo si chiama All Boy. Ciao Mauri, un saluto a te e a tutta quanta la troupe di The Best Blend. Volevo chiederti, in ambito anniversario di una coppia, qual è il migliore regalo da fare alla tua amata se già hai fatto tantissimi, tantissimi regali ogni volta che festeggiavate un mesiversario? Grazie mille per l'aiuto e... pesa un botto. Aspetto la tua risposta. Oh, ma sei sfigato, Lui ogni mese fa un regalo, ma è fuori di testa. Il conto le devi presentare. Non ha tutti i torti. Secondo me la vita è fatta di regali, doni. Bisogna sempre pensare al prossimo. Anche un gesto d'amore, un atto d'amore è più che sufficiente. Sì, come dire, le hai fatto talmente tanti regali materiali che, esatto, se gli dai per una volta un po' di secondo me. Come disse Don Quasimodo, vaffanmoc. Andiamo avanti. Luce. Luce. Sono un artista, disegno principalmente manga. Non riesco però a farmi vedere, ad alzarmi di visualizzazioni. Hai qualche consiglio da darmi? Parto in quarta perché 20 secondi sono troppo pochi. Tanto 20 secondi sono troppo pochi. Parla per te. Intanto, artista, chi l'ha deciso? Chi? La scuola degli artisti, ma fammi un favore. Allora, calmiamo un attimo gli animi. È vero. No, non è vero. Esiste una categoria ben specifica che porta più visualizzazioni, ma, ahimè, dovrà dimenticarsi come si disegnano i vestiti. Cattivo, ma è un ottimo consiglio. È vero, perché ho detto un ottimo consiglio? Dovevo dire che fa schifo. Io non sono d'accordo. È la volta di Federico. Ciao Mauri, sono Federico. Ti volevo chiedere un consiglio per dimagrire un po' più velocemente, perché io ho questo problemino. Dimagrire più velocemente. Okay. Tagliati una gamba. Ma questo è quello rosso. Diamogli un buon consiglio. Mangia carciofi. Paolo dice corri più velocemente. Corri più velocemente mangiando carciofi. Perché carciofi? Non erano quelli con le chilocalorie negative? Le chilocalorie negative? Era il sedano quello. Ed era un fake news. Io credo. Lui ha fede, abbiamo detto prima. Segui una buona alimentazione, fai attività fisica e vedrai che col tempo i risultati arriveranno. O tagliati la gamba. Dopo Federico abbiamo Martin. Bomba Mauri, sono Martin, uno studente di recitazione al secondo anno di un
teatro abbastanza conosciuto qua a Napoli. Mi sto studiando molto la dizione e anche in generale i respiri diaframmatici. Il diaframma è possibile aumentarlo sempre a dismisura, o è per esempio come la palestra, che dopo un tot non è più possibile farlo crescere, prendere respiri così grandi, incanalare tutta quest'aria, insomma. Grazie per la risposta, tu che ne sai di più. Ma vuoi fare Giorgio? Intanto, se studi dizione, non mi mandi un audio in napoletano. Punto primo, no? Ma poi dimmi il nome di questa scuola di recitazione. È divertente fare il cattivo, però devo dire, è molto più divertente che fare il buono. Lo so. Ingoia un petardo, vedi come si espande il diaframma, ed esplode. No? No? Smartphone, smart TV, smart questo, smart quello, è tutto smart. Ma vi siete mai chiesti cosa voglia dire? E come davvero questi dispositivi possano migliorare la nostra vita quotidiana? Noi ce lo siamo chiesti. E grazie a Nice abbiamo potuto rendere smart il nostro ambiente di lavoro. Grazie all'ecosistema Yubi Home. La domotica ormai è una tecnologia adottata da molti e le smart home non sono più una novità. Ma avete mai pensato invece di rendere smart il vostro posto di lavoro? Grazie a Nice e al sistema Yubi Home potrete programmare una moltitudine di device per fare quello che volete senza neanche doverlo chiedere. Questo grazie ai sensori piccoli invisibili come questo piccolo occhio, vedete questo qui, che misura la temperatura, luce, i movimenti e permette di attivare qualsiasi cosa vogliate, condizionatori, luci, tapparelle e qualsiasi altro dispositivo smart abbiate acquistato. Se volete saperne di più, andate sul sito yubihome.com e scoprite il fantastico mondo smart home di Nice. Occhio, Rocco. Ciao Maurizio e ciao a tutto il tuo team. Ho un'incertezza sul mio futuro. Mi piacerebbe iscrivermi ad un'accademia dei fumetti. Però se faccio questa scelta ho paura di deludere tipo parenti. Cosa mi consigli di fare? Te ne frega. No! Che te ne frega? Che te ne frega? I parenti sono la tua vita. No, tu sei la tua vita. Tu devi fare le scelte che faranno felice te, no? Segui il tuo cuore. È arrivato. Lorenzo. Lorenzo, che consiglio daresti a una persona che è senza autostima e non è fiera di ciò che è, per come diventare fiera di ciò che è e acquisire autostima? Ti chiedono ogni volta di fargli una seduta terapeutica, praticamente. Oh, ma pazzesco, ragazzi. Tu hai autostima? Io ho autostima e uso questa tecnica. Cioè, vai davanti allo specchio e pensa: ma quanto sono figo, ma quanto sono un friend. Ti autoconvinci, fidati. Beh, autoconvinzione per l'autostima. Esatto. Poi stiamo andando verso il futuro, quindi ci sarà anche l'auto elettrica e l'automazione. Se lo fai da solo, poi sei autoctono. Fatti qualche battuta, così sei anche autoironico. Fatti qualche tipa. Bene. Wolfgar. Madonna. È un vichingo. Sentiamo cosa vuole Wolfgar. Bomba. Mauri, sei mitico come sempre. Sono un aspirante scrittore e benché non mi faccio spaventare quando magari mi dicono che in Italia è difficile, se non impossibile, campare facendo questo lavoro, ogni tanto il dubbio mi tocca. Secondo te è possibile o è veramente difficile come dicono molti? Facciamo una cosa. Lanciala tu la mattina. Ok. Pesante, eh? Ah, oh, è la tua! Okay. Hai visto come sono scritti i film, i programmi in Italia? Se non sei capace, cosa che io penso, hai un futuro. Calligrafia orribile. No, non in quel senso, nel senso, semantica, la struttura. L'audio di Samuele. Bomba Mauri, bomba a tutto lo staff. Io ho un problema, soffro di eiaculazione precoce. Come posso fare? Dato che so che anche tu... Ah, il mio ruolo. Sono della filosofia che non conta la durata, ma l'intensità. Se devo dare un consiglio da angelo, no, ma un consiglio buono, se Dio ti ha creato così è perché questo è il percorso che devi seguire e devi essere fiero di ciò. Pensa a tua nonna. Ah, l'ultimo. Questo è un audio di Mirko. Ciao Mauri, come faccio a dire una persona molto molto permalosa che puzza da fare schifo senza però incorrere in problemi? Madonna, andate una stratosfera. Fingiti morto. Ma perché ci esci così? Punto primo. A Natale regalagli un cesto e ci metti bagnoschiuma, shampoo, balsamo, sapone e profumo. E nel bigliettino gli fai tanti auguri, virgola. Si sa mai.
Ma questo è un bel consiglio. È un consiglio che darei io. Per fargli capire che puzza tantissimo, mentre siete fuori in giro, a un certo punto tu dici: chi ha cacato? Ah no, sei tu. Questi erano i disadattati che avevano bisogno di tre disadattati, quindi siamo tutti on the same barca. Voglio ringraziare IDF per essere stati il mio angelo, il mio diavolo in questa puntata speciale di Good Cod, Bad Cod. Vi lascio i loro canali in descrizione e noi ci vediamo al prossimo vlog, dove non so cosa dirò, ma lo dirà. Lo dirò. Lui.